Buongiorno, Biblioteca San Matteo degli Alberi. Il libro di oggi? Orti di pace, a cura di Gianfranco Zavalloni. Resti in linea. Chiunque, nel rispetto dell'ambiente, coltivi la terra, lavora anche per la pace. Anche quando i conflitti mettono a repentaglio la sopravvivenza e li chiamano per questo orti di guerra, sono sempre comunque orti di pace. In questo momento storico, in cui i fondamenti stessi dell'economia vengono rimessi in discussione e il concetto di cosa abbia valore cambia al punto che i terreni agricoli cominciano a venire considerati un bene rifugio, è arrivato il momento di annodare una rete tra tutti noi che crediamo che lavorare la terra in modo organico sia cosa bella e buona. Occorre imparare di nuovo l'ABC del rapporto con la natura. Per questo siamo partiti dagli orti scolastici, aule all'aperto dove apprendere un modo di stare al mondo per cui, anziché semplici consumatori, diventiamo creatori di vita. E nella pratica di una possibile autosufficienza apprendiamo il respiro della libertà interiore. Un giardino, un bosco, un orto trasformano la scuola in qualcosa di vivo di cui prendersi cura. Nelle scuole, nei centri sociali, nelle carceri, negli ospedali, nelle comunità, nei quartieri si coltivano orti tutti i giorni. In tutti i paesi del mondo, a tutte le altitudini e nelle condizioni più estreme, ci sono orti. L'orto è la misura minima con cui l'umanità si confronta per poter rispondere al bisogno fondamentale quotidiano di cibo. La rete Orti di Pace è un'esperienza e nel contempo una proposta. L'idea di fondo è quella di collegarci, di stringere relazioni, di scambiarci esperienze e competenze, coinvolgendoci sia come semplici realtà spontanee, sia come istituzioni. È una sfida che rivolgiamo a tutti coloro che credono e praticano il lavoro della terra come gesto di pace. Hanno lavorato al libro Annalisa D'Onorio, Andrea Magnolini, Gigi Mattei Gentili, Nadia Nicoletti, Pia Pera, Alberto Rabitti, Chiara Spadaro, Daniele Zavalloni, Gianfranco Zavalloni. Ciao e al prossimo appuntamento con Segna il libro.